Buongiorno amicissimi, buongiorno, buongiorno, buongiorno da Fuerteventura, no scherzo, da Gran Canaria. Il nostro David non è ancora rientrato alle Canarie, per cui da Fuerteventura nulla. Buongiorno a tutti, Maurizio Ranzillo, Alessandra Fischetti, Fabrizio Tumolo, Gibellini Tiziana, Maria, Maria Chiara Zorzoli, Paolo Giulietti, ciao amico mio, saluto a tutti, mi raccomando. Graziella Ballarini, ciao Graziellona, Alessandra Fischetti, ciao Ale, buongiorno a tutti e eh, bentrovati per la diretta di eh, giovedì alle ore 15 italiane. Ricordo a tutti che alle Canarie siamo un'ora indietro, È praticamente... Abbiamo un'ora di vita guadagnata e non è poco, per cui andremo a guadagnare, tra virgolette, anche su quello. Invecchiamo un'ora dopo. E insomma, non è, non è assolutamente da sottovalutare questo particolare. Eh, il numero magico di Pierre, lo ricordo subito, è il 373-774-2186. Al, al 373-774-2186 potete eh, appunto eh, parlare con Pierangelo e chiedere tutte le informazioni che volete. Come state, amici? Tutto bene? Si sta eh, appunto eh, iniziando a mh, vacanzeggiare, diciamo così. Eh, le vacanze stanno per iniziare, si è iniziato appunto a volare, le notizie sono di un po' di focolaio qua, un po' di focolaio là, ma non vi preoccupate. La eh, nostra bella Italia, sono assolutamente convinto che non si chiuderà più, anche perché francamente economicamente non ce lo possiamo permettere. Ma andiamo a iniziare la nostra diretta. Ricordo che... Se si girano le immagini, la regia gira le immagini, perfetto, le immagini sono girate. Ricordo a tutti i nostri amici che dalla regia il nostro Piero sta eh, appunto gestendo la parte messaggistica, non è ancora apparso, ma eh, presto sicuramente lo farà. È probabile che abbia iniziato la diretta un paio di minuti prima, eh, e per cui aspettiamo un attimo eh, appunto che tutti i nostri amici... Con comodo si colleghino ma siamo già tanti eh? siamo già eh, un centinaio e vedete là in alto è lontano non so se riuscite a leggere ma ve lo dico io c'è scritto gloria pala sant'agustin perché in realtà abbiamo fatto un passo indietro verso playa dell'ingles rispetto alla diretta dell'altro giorno appunto per farvi vedere lentamente come rientrare a playa dell'ingles dalla bellissima zona che proprio eh, martedì abbiamo visto. Le zone che vi stiamo facendo vedere nel pieno dell'estate ovviamente eh, sono tutte belle, io credo eh, siano di, eh, come posso dire, di, di gradimento un po' da parte di tutti, ma mettiamo la nostra cuffia, il nostro microfono scusate, vicino... Il più possibile alla bocca, in modo che avremo modo di poterci eh, appunto sentire con un audio quasi perfetto. Eh, possiamo tranquillamente partire anche con un po' di cuoricini, un po' di mi piace che assolutamente ci vogliono per eh, iniziare ad attraversare questo eh, parco che ci porterà appunto alla spiaggia di Sant'Agostin. Ci sono delle concentrazioni di verde, le palme, le palme eh, sono eh, simboliche di quello che è il caldo, di quello che ehm, il clima eh, mite eh, possa comunque eh, portare a noi tutti, cioè circondandoci di palme siamo assolutamente convinti che l'estate sarà eterna solo eh, porte Renato sta guardando ciao Renato Alessandra Fischetti allora Appunto dicevo eh, un clima eh, eccezionale come quello di Gran Canaria, un, in generale un po' di tutte le Canarie, Forte Ventura compreso per il quale appunto non riusciamo a darvi le immagini in quanto il nostro David è ancora in Italia. Per quello che riguarda invece eh, Gran Canaria mh, noi eh, possediamo il clima invernale migliore al mondo, un primato assolutamente notevole. Ricordo a tutti gli amici che ci stanno seguendo di farci tranquillamente qualsiasi tipo di domanda che siate prossimi alla pensione, che siate già pensionati che ehm, Siate una famiglia che ha deciso di eh, cambiare qualcosa nella propria vita o addirittura persone che eh, magari eh, anche da sole eh, cercano un posto dove stare un po' più sereni e tranquilli. Allora vediamo un attimo i messaggi se mi è scappato qualcosa. No. No, non ci sono ancora messaggi. Abbiamo appunto, come dicevo, iniziato la diretta un attimo prima e attendiamo. però insomma, un centinaio di persone siamo già e possiamo tranquillamente iniziare eh, appunto eh, la nostra perlustrazione. Mh, questa è una zona molto carina. Eh, L'altro giorno abbiamo eh, visto eh, la parte, come posso dire, un po' più a nord rispetto a, a, a Maspalomas oggi siamo proprio attaccati a Maspalomas invece cioè come vi dicevo prima stiamo appunto risalendo la china Marino San Pietro ciao Marino buongiorno a te buongiorno eh, questa è una zona mh, praticamente eh, mh, stata creata quasi esclusivamente per vacanza cioè, le isole canarie eh, avevano appunto questo progetto, eh, hanno messo eh, in campo questo progetto e ne hanno appunto eh, portato a termine l'esito, eh, avevano creato delle zone eh, capaci assolutamente di soddisfare qualsiasi tipo di turismo. E in effetti, venendo alle Canarie, vedremo che eh, a partire dalla zona ovest, da Moganna, con una tipologia, eh, seguendo e tornando indietro verso Maspalomas, in incontreremo altri tipi di tipologie eh, e addirittura zone che sono state, eh, come posso dire, addirittura abitate totalmente perché successivamente dal vacazionale si è passati al residenziale. Cioè la gente è venuta in vacanza, ha accettato questo eh, progetto. Questa offerta eh, delle Canarie, del governo canario e delle varie imprese che hanno appunto ehm, aperto alberghi e gestiscono ancora tuttora queste meravigliose strutture, ehm, la gente ne ha approfittato. Ma ad un certo punto si è fatta una domanda: perché non venire a viverci, perché non venire a passare più tempo? questa è stata l'idea degli scandinavi, è stata l'idea degli inglesi, dei tedeschi, è stata l'idea degli italiani. Gli italiani un po' più tardi degli altri finlandesi. Abbiamo zone eh, dove sono quasi tutti finlandesi come Porto Rico, eravamo l'altro giorno a Porto Rico. Non so esattamente se allora, Luca De Fra sta guardando il video in diretta, se proprio l'altro giorno parlavamo di questo particolare Argeninheim, per esempio, è un po' in mano ai norvegesi. Eh, le isole poi hanno dovuto modificare questo assetto e ehm, cercare di strutturarsi. Compreso la sanità, per quello che in realtà erano tutti i residenti che avevano deciso di venire alle Canarie, italiani compresi. Chiaro che sono dovute cambiare alcune cose, si è dovuta strutturare in una maniera differente e ha incominciato piano piano a prendere forma un sistema che fosse molto più europeo. Non dico tanto come fiscalità, perché tutti sapete benissimo che la fiscalità è assolutamente differente, ma ehm, dobbiamo tenere conto che eh, molte persone sono venute a defiscalizzare, non soltanto gli italiani, eh, molte persone sono venute a vivere e hanno eh, avuto bisogno eh, ovviamente della sanità, per cui le Canarie si sono tra virgolette prodigate per dare eh, tutti questi servizi e ancora questo sviluppo è assolutamente in essere vi ricordo che eh, ad averle praticamente bloccate essendo zone comunque turistiche o comunque abitate da, eh, per lo più da stranieri in realtà ehm, ad averle bloccate è arrivato questo benedetto coronavirus ma in realtà dobbiamo tener conto che ehm, loro ehm, prenderanno o hanno preso un attimo di pausa e poi ricominceranno appunto più forti che mai a eh, sistemare eh, qua e là le loro strutture, eh, i loro parchi, le loro eh, belle cose, ce ne sono tantissime, basta entrare online e guardare un po' qua e là e rendersi conto che Gran Canaria non è soltanto mare, Gran Canaria è montagna, sono piccoli paesini, eh, le risorse... Mm, che una volta erano esclusivamente agricole, oggi sono diventate turistiche, ma ci sono eh, i poli industriali dove si lavorano eh, i metalli, dove si confeziona la carne, dove insomma... Dove si fanno le confezioni delle cose che si producono a livello di imballaggio, e, ma tantissime cose: le segherie, le fanegnamerie, i mobili su disegno, ehm, chi eh, produce appunto attrezzi per ferramenta, chi, insomma, ci sono veramente tantissime cose. In una città ho fatto questo elenco così un po' eh, diciamo familiare, un po' eh, semplice da capire proprio per eh, far sì che ci si possa immergere in quello che in realtà sono le Canarie. Perché ehm, voglio affrontare questo discorso di questo tipo? Perché nonostante, e eh, ve ne rendete conto ehm, solamente guardando una diretta, eh, le domande eh, in realtà sono più o meno sempre le stesse come se delle Canarie non avessimo quasi mai parlato. No? Molte persone in realtà hanno eh, ancora questa perplessità, credono di ehm, andare come posso dire, a vivere in un posto dove eh, ci sono gli indigeni, quello nello naso, ma in realtà eh, non è assolutamente così. Eh, noi dobbiamo tener conto che la sanità canaria è una sanità che funziona esattamente come quella italiana, è garantita per chi è nato qui ed è residente qua, è garantita come in Italia, se vieni a viverci eh, devi avere un reddito pensionistico o di lavoro e di conseguenza quando diventerai residente avrai anche tu la sanità garantita. Garantita esattamente nel modo italiano, né più e né meno. La sanità è un'ottima sanità, è ehm, una sanità con guida alemana, ehm, e eh, direi ehm, che non c'è assolutamente nulla da eccepire eh, su quello che può essere eh, una precisione e una professionalità ehm, appunto parlando di tedeschi. Vedete? Abbiamo fatto quattro passi e siamo approdati proprio in piena spiaggia. Le persone stanno lasciando la spiaggia, abiteranno qua vicino. Eh, C'è chiuso eh, l'hotel Beach, ovviamente come tutti gli altri alberghi, ma in realtà non tutti gli altri alberghi perché ci sono state anche delle aperture. Eh, sapete benissimo che, soprattutto la catena Lopesan, quella che vanta il maggior numero di eh, begli alberghi a Mas Palomas, eh, Iniziato ad aprire i, i battenti partendo da un Ryu e eh, dal Baobab che eh, in realtà eh, insieme fanno eh, come posso dire, eh, il, la qualità eh, maggiore degli alberghi appunto qui a Mas Palomas. Avete sentito parlare dell'Italia, eh, ovviamente è eh, una pubblicità gratuita per la famiglia Lopesan, eh, il signor Lopesan è un po' il Berlusconi italiano, la persona che eh, disponendo di terreni dove francamente io penso che eh, coltivasse patate... Eh, è andato appunto in mano alle richieste di queste società inglesi, alemane eccetera che a Maspalomas ci hanno visto giusto e hanno insieme a lui in parte comperato ma in parte creato appunto queste strutture meravigliose per cui un grandissimo investimento, un grandissimo dispendio di denaro e di forze e oggi eh, abbiamo di fronte a noi, eh, ripeto a Maspalomas, un, uh, una serie di alberghi che sono veramente eccezionali, spessissimo nella passeggiata che porta dai nostri uffici e fino a Meloneras vi abbiamo appunto fatto vedere di che portata sono compreso eh, i loro parchi, le loro piscine eccetera eccetera, dentro non vi abbiamo ancora fatto vedere niente anche perché è assolutamente impossibile poterlo fare, qua siamo come vi dicevo ad Argeneghin, Argeneghin a tutte strutture, eh, appartamenti piccoli e grandi che sostanzialmente eh, dovevano essere appunto adibiti quasi esclusivamente al Vacational, ma poi come eh, vi ho appena descritto e ovviamente non ci ritorno perché io credo di avervi dato una descrizio descrizione abbastanza completa, in realtà si è passati al Vacational e eh, tantissime persone hanno incominciato a eh, venirci ad abitare, molte persone hanno eh, preso in affitto queste case e oggi Gargeneghin si divide appunto un po' in due cioè abbiamo eh, ancora delle zone che sono eh, o degli appartamenti perché in realtà non si può parlare di vere e proprie zone può essere che in un palazzo con otto appartamenti in una palazzina con otto appartamenti quattro siano residenziali e quattro siano adibiti a vacationale queste sostanzialmente sono ehm, il sistema un po' il canario per legge ci sono delle zone vere e proprie per appunto eh, come posso dire ehm, poter affittare come vacanza vacazionale ovviamente vacanza scusate io uso molto questo termine in realtà vuol dire appunto vacanza e eh, altre zone dove non è possibile farlo, ma di eh, natura e di gestione devono assolutamente essere residenziali, come appunto a Rinaga che alla domenica vi faccio eh, volentieri vedere. Guardate, vedete la gente che eh, appunto si pa passa la propria eh, giornata. Questo è un po' una zona camping. Lasciano le macchine nel parcheggio, vedete, al fresco ovvio non ci sono le persone eh, i clienti dell'albergo sono tutte persone eh, residenti o perlomeno quelli che incominciano ad arrivare perché questa mattina eh, sono arrivati appunto dei nostri amici o oh, questa mattina abbiamo avuto il piacere di ricevere la nostra Catushe Rubin che eh, Sentiamo e leggiamo sempre nelle nostre dirette, parte attiva, credo che oggi proprio stia riposando, ma avremo la possibilità di fare la diretta di sabato con lei perché siamo appunto in tour assieme. Eh, ritorniamo un attimo a noi, andiamo a dare un'idea di quello che in realtà eh, le eh, nostre bellissime Canarie ci possono comunque offrire. Venire in questa spiaggia non costa assolutamente niente, in realtà potremmo essere in qualsiasi spiaggia alle Canarie. Alle Canarie non, non c'è zona privata, nel senso ci sono eh, a tratti degli stabilimenti del comune dove eh, tranquillamente potete andare. Voi non le vedete, scusate l'interruzione, ma in fondo vediamo già il pizzo che entra in un oceano aperto e là in fondo ci sono le dune di Maspalomas, per cui in realtà non siamo eh, molto lontani. Eh, ritorniamo invece appunto al, al nostro, eh, come posso dire, capire eh, cosa eh, in realtà possiamo volere da una zona di questo genere. Non costa, nulla, non costa nulla venire a vederle, costa una vacanza, ma come non costa nulla venire in spiaggia a fare il bagno, non costa nulla venire in spiaggia a mettere giù il proprio ombrellone, prendere la tintarella, eccetera, eccetera. Teniate conto che le strutture, ve lo stavo dicendo prima, le strutture che sono del comune e vediamo a dell'Ingles che vediamo in più parti, in realtà sono strutture che ti danno un ombrellone e due lettini a 9-10 euro, cioè non abbiamo assolutamente i costi che saremmo costretti a dover pagare comunque abitualmente in Italia. Adesso lasciamo magari perdere Porto Cervo, lasciamo perdere Forte dei Marmi, in realtà le notizie di questi giorni da hanno eh, parecchi eh, rialzi, rincari eh, di quello che eh, viene offerto appunto in Italia come vacanza. Non so quanto sia intelligente questo tipo di atteggiamento. Invece di approfittare di eh, questo momento e far tornare le persone a fare le vacanze in Italia, siamo costretti a dover sentire che ci sono una marea di alberghi chiusi, ma quelli aperti costano un occhio della testa, e questo insomma. Ci sta e non ci sta, non sarà sicuramente tutto così, non sarà sicuramente univoco alla stessa maniera. Però vi posso garantire che in realtà eh, chi è già era abituato ad andare eh, in Italia a fare le vacanze o parte delle vacanze, perché sapete benissimo che soprattutto le Canarie sono gettonatissime da settembre in poi. Eh, quando incomincia a cambiare il tempo, quando incomincia. L'estate a salutarvi: eh, in realtà eh, alle Canarie eh, è piena estate, proprio piena, piena, piena estate. E fino eh, a Natale avremo la possibilità di godere di un clima eccezionale. Dopo Natale avremo gennaio e febbraio, con una primavera stupenda, incredibile. dei climi eh, altrettanto eccezionali. Magari non faremo il bagno noi italiani, sicuramente lo faranno gli Scandinavi, lo faranno i. Tedeschi, lo faranno gli inglesi, però eh, ecco. Guardate, volevo farvi vedere un po' di strutture che adesso in realtà in parte sono anche chiuse. Esatto, sapete benissimo che. Mh, non è stato dato un vero giro di vite da tutte le parti, però hanno chiesto appunto di rimettere le mascherine per strada, di mantenere le distanze, eccetera, eccetera. Non si sta eh, ritornando ad un lockdown, però insomma si sta cercando di far durare nel tempo una situazione che eh, possa come, tra virgolette, un po' eh, preventivare. Il, un nuovo attacco di questo maledetto virus come appunto vi dicevo vedete l'altro giorno abbiamo eh, attraversato praticamente quel picco in fondo oltre quella casa con le tende gialle che è un albergo del resto e abbiamo visto eh, la parte proprio dietro dove avevamo eh, attraversato questo complesso con tutti questi appartamenti carinissimi bassi e il mare proprio davanti oggi ci siamo un attimo staccati sempre seguendo eh, la nostra costa ovviamente vediamo il mare per cui siamo assolutamente in costa e ehm, anche per farvi vedere le spiagge in sabbia cosa che in realtà a tratti potrebbero diventare anche in pietra ci sono delle vere e proprie zone un po più avanti non ancora arrivati a playa dell'ingles dove eh, in realtà le spiagge sono un po sassose però vi posso garantire che sono belle uguali qui ci sono delle passeggiate incredibili tenete conto che eh, si può iniziare a passeggiare qua e arrivare tranquillamente a passito blanco senza nessunissimo problema infatti eh, sono spiagge che come asciuga, eh, alla mattina presto sembrano vere e proprie piviali di Milano Ricordo sempre eh, che eh, durante l'inverno il clima è eccezionale, per cui le persone che eh, avessero eh, problemi eh, con il freddo, problemi artritici, problemi di circolatori, problemi di respirazione, in realtà alle Canarie tutto questo sistema cambia e eh, a livello salutare eh, trovereste sicuramente un giovamento incredibile come faccio a prenotare lo ripeto eh, come ogni diretta giustamente eh, va ripetuto eh, al 373 774 2186 andrò a telefonare al nostro Pierangelo il nostro Pierangelo se i voli in base eccoci qua eh, per cui eh, vi stavo dicendo scusate eh, ma c'è stata una telefonata allora, eccoci qua. Scusatemi, devo dirlo chiaro e, tutto, e tondo che sono in diretta, se no i nostri amici continuano a telefonare. Guardate che bello, vedete una bella passeggiatina. Cosa c'è di meglio? Guardate che onde, vedete le classiche onde che io definisco sempre proprio vere e proprie oceaniche: passare con il caldo che fa, perché poi in questi giorni. Eh, con questa calima che piano piano sta andando via in realtà fa un po' di caldo c'è un bel venticello eh? in realtà facendo questa diretta eh, non sto soffrendo quanto pensavo eh, di poter soffrire oggi perché al sole se non c'è aria insomma fa un bel caldino eh, ve lo posso assolutamente garantire eh, ritorniamo invece a noi per non perdere il segno chiamo Pierre in base al volo eh, in base al periodo mi cerca il volo e se il volo eh, <coughs> permette di stare nelle 1499 euro lui sarà ben felice e accenderà la vostra prenotazione. Nella prenotazione cosa c'è? C'è eh, il volo aereo per due persone, il transfert aeroportuale, vi veniamo a prendere in aeroporto e vi riportiamo alla fine della vostra vacanza. Vi diamo la casa che è in complesso residenziale con piscina, l'auto e eh, due giorni con una guida non è finita qui vi diamo anche una consulenza in ufficio se nel caso eh, voleste eh, approfondire eh, le informazioni che eh, potrebbero eventualmente eh, portarvi a, a fare un'esperienza alle Canarie che potrebbe anche diventare eh, poi eh, residenziale e eh, addirittura eh, con come posso dire, eh, la vostra eh, struttura di vita presa e portata direttamente qui alle Canarie per eh, il benessere vostro e delle persone che hanno intenzione appunto di seguirvi. Vedete, qui siamo proprio a livello Canarie, sono per lo più tutti i personaggi che abitano qua intorno, vedete questi, questi appartamenti, stanno rientrando preso il sole, fatto il bagno, belli tranquilli e fra un po' grande pasta asciuttata, non credo, eh, questi mangiano la paella, non so se io più tardi mangerò una bella pasta asciuttata, mi ricordate sempre che il medico quando ha guardato il mio colesterolo, mi ha guardato male, mi ha detto via pasta e via spaghetti, dico ascolta io sono quelle due, quelle due cose che mangio, come faccio a come faccio a eh, non eh, come posso dire a non mangiare pasta e non mangiare spaghetti non esiste affatto e infatti infatti non lo so non misuro più il colesterolo ed ecco che il colesterolo mi è andato a posto guardo guardo in spiaggia vedo passare una marea di belle ragazze il colesterolo mi scende immediatamente vi ho raccontato come si fa alle canarie a far guarire il colesterolo allora Avete capito come fare a prenotare? Io credo che assolutamente sia semplice, non credo ci siano particolari problemi. Se volete delle informazioni, ehm, chiamate tranquillamente Pier, potete anche chiamare... I pensionati hanno una mail che è viveralecanarie.zezzo.gmail.com dove magari per iscritto mandare una mail e chiedere appunto tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per il vostro, come posso dire, il vostro cammino. Noi siamo un po' motivati tutti i giorni, ne parlavamo proprio questa mattina dopo l'accoglienza appunto fatta alla famiglia Rubin. Um, siamo molto motivati perché noi um, le viviamo um, dal momento in cui ci alziamo cioè Questo è, ehm, vi racconto quello che è. proprio eh, io, Piero e Claudio questa mattina in ufficio eh, ci raccontavamo, in realtà eh, nonostante eh, non tutto sia sempre bello e non tutto sia sempre brutto, ma quanto siamo fortunati per poter fare prima di tutto il lavoro che facciamo. E seconda cosa, per dover poter, poter, eh, perché le Canarie vanno conquistate. Cioè gente come noi che ha bisogno di lavorare per poter stare alle Canarie. Non avendo redditi fissi, non avendo pensioni, non avendo nulla di tutto questo, in realtà è non fortunata, è strafortunata ad avere eh, questo eh, tipo di vita. Già facendo l'autostrada, la, la, eh, partiti dall'aeroporto con i nostri amici che sono arrivati, eh, invidiavano già il nostro sistema eh, di percorrere e fare chilometri perché un'autostrada eh, a misura d'uomo, non piena di macchine, non è costata niente, bella pulita, eh, dove non trovi ingorghi, può succedere, eh, ci sono dei momenti dove eh, non so, eh, può succedere eh, qualcosa e viene magari anche bloccata un po' la strada, ma eh, in realtà generalmente si percorre tranquillamente. Mm, quello che noi sempre vogliamo far capire. A parte la, eh, le possibilità, le possibilità economiche, perché io potrei girare in Lamborghini, potrei vivere a Miami Beach, potrei vivere eh, in qualsiasi posto. Eh, se sono eh, in possibilità di poterlo fare, posso vivere anche in più posti. Noi stiamo parlando di qualcosa che sia un po' a misura d'uomo, parliamo di qualcosa che sia un po' poss possibile per tutti sostanzialmente. Ecco, cioè, Il poter fare un percorso eh, sempre Essendo, eh, come posso dire, eh, rafforzati da un reddito, perché questo è assolutamente indiscutibile, però, nella semplicità, perché eh, noi riscontravamo proprio nel discorso di questa mattina quanto sia bello eh, il non essere spinti eh, secondo per secondo ad avere qualcosa di più, ad avere per forza essere scontenti di quello che si ha, eccetera, eccetera. Non, a parte che eh, quel qualcosa eh, in più, quando hai tutto questo, francamente diventa, come posso dire, eh, non so cosa potresti avere in più io ho sempre sognato di vivere sul mare e ho avuto la fortuna di poterlo fare allora Nadia Bosco le lunghe camminate che fa con le dirette compensano la eh, pasta asciutta ecco ti ringrazio vedi che tu mi capisci eh, Nadia eh, è lì che volevo arrivare io chilometri ne faccio e anche scalini eh, vi ricordate la, ehm, ce l'ho ancora nelle gambe eh, la playa del pirata con tutti quei gradini gra, allora, di Tiziana, falso ha una pancia, scherzo. No, no, ma magari ce l'ho anche la pancia. Ma la pancia sono proprio gli spaghetti e il pane. Il dottore mi ha detto spaghetti e pane zero. Cioè, lui me l'ha detto sicuro, come se io l'avessi fatto. Probabilmente i canali lo fanno. Perché? Allora, adesso vi racconto una cosa. Questa è veramente singolare. Tutte le persone della mia età, più o meno di mezza età, ad un certo punto per un motivo o per l'altro vanno dal medico. Per cui la scena classica a canaria, le persone arrivano dal medico. Entrano e le dicono, senta dottore, sa, comincia a avere qualche doloretto, incomincia, oh, non ti preoccupare, vai a camminare, veloce so se ve l'ho già raccontato questo particolare vai a camminare veloce vai sul passeo veloce eh? fai muovere le braccia ma non devi camminare lentamente vai veloce e vedrai che stai meglio praticamente tu le persone con qualsiasi tipo di patologia che si presentino dai dottori Canari, a parte i casi seri, i veri, ma quando in realtà i problemi sono da invecchiamento, i problemi sono magari da mancanza di inattività fisica, eccetera, lui gli consiglia di andare a camminare. Praticamente lui risolve tutti i problemi in questo modo. E è, è davanti a casa mia, perché poi cosa succede? Succede che in realtà eh, il consiglio dato dal medico a un italiano, Trova un po' il tempo che trova, no? nel senso tranne che non ci sia un, veramente un qualcosa sotto di particolare, l'italiano dice sì sì, figurati tu, adesso se mi togli il mio bicchiere di vino o se mi togli gli spaghetti. Qua no, qui no, qua sono zelanti, scherzi, qui escono, incominciano già a camminare a braccia distese come i soldatini. Poi li vedi la prima sera, vanno con i jeans e le scarpe da tennis. È una maglietta normale. La seconda sera sono stati al Decathlon, passano con delle tute, sono sfatti, no? hanno tutte le forme che vanno in giro da tutte le parti, con queste tute attillate della Decathlon, queste magliette attillate e il telefono sul braccio, che in realtà... Non hanno ancora capito bene come funziona il telefono. Io parlo di quelli che conosco io ad Arenaga. Per cui è veramente una, eh, una, veramente una macchietta andare dal medico. Proprio questa mattina, prima della diretta, prenotavo appunto anch'io il medico. un attimo, eh, c'è un'app. Io ho un'app eh, nel telefonino. Mentre aspettavo di fare la diretta ero in anticipo, ero seduto sulla mia panchina, sono entrato nell'app, eh, ho guardato il primo giorno dove era possibile... Andare il 21 martedì, il 21 di luglio c'erano tutti gli orari liberi. Io ho deciso prima di andare in ufficio con la mattina e poi alle 10.50 di andare dal medico. Ho schiacciato con un dito, mi hanno chiesto di confermare quell'orario e io martedì andrò, non ho niente di particolare, ma mi alza la mattina troppo stanco. Devo riuscire a capire se è il caldo, se è qualche cosa eh... Mi devo riguardare, insomma, non posso mica. Ah, capite non c'è niente di particolare sto benissimo ma godo di salute massima non mi piace questa stanchezza del mattino, non mi piace nel modo più assoluto. Stavo molto meglio quando non c'era il problema del confinamento che al pomeriggio io facevo la mia oretta di palestra e la consiglio assolutamente a tutti. Non ti preoccupare, anche qui in Sardegna tutti gli atleti col telefono sul braccio fanno ridere. <ride> ecco, esatto, qua tu devi vedere. E se ne conosco qualcuno, dico dove stai andando. E eh, dice con questo confinamento devo assolutamente muovermi. Ma tutti, il medico qui la prima cosa che ti dice, ti dice basta a camminare, non ti dice altro, a me l'ha detto mille volte poi vuoi togliere il pane e gli spaghetti cioè mi vuoi far camminare come una bestia cammino già tutto il giorno e poi mi vuoi togliere il pane e gli spaghetti ma non se ne parla proprio allora vediamo, ah è Piero che mi dice parla per te Enrico io sono giovane, allora ah è Gibellini Tiziana che dice parla per te Enrico quando ho detto le persone di mezza età, no hai ragione Giovanni Tiziana ci mancherebbe, è giovanissima, lei non possiamo annoverarla fra le persone di mezza età. Allora, Italo Lungato, c'è Enrico, Canarini, Enrico e Piero, posto bellissimo, ci siamo stati per la nostra prima... Eh, patria eh, noi la nostra prima parte speriamo di incontrarsi a breve eh, cibo anche a eh, ciao anche a tutto il gruppo scusate ma c'è sempre un riflesso di sole che mi permette di leggere molto male Aldo Fiderio ciao Aldo ciao salutami tua moglie hola gruppo hola Enrico ciao un abbraccio a te Aldo eh, allora Marzia Chiara Zorzoli ma con una pensione di 1000 euro e eh, 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 comprando una casa si può vivere sì con una, se la casa è tua e non devi pagare nessun affitto con una pensione di 1000 euro vivi sì non ce la fai se devi pagare l'affitto. Ma con una pensione... Come sono felice quando vi posso dare questa notizia? Con una, persona... con una pensione di 1000 euro arrivi alla fine del mese. Con una pensione di 1000 euro vai anche a mangiare la pizza. Con una pensione di 1000 euro stai bene. Come sono felice? Sono contento quando posso dire questo. Per cui sì, affermativo. Allora... Viviana Cappelli il volo sicuramente, ma io so che nel periodo della festività di Natale e Capodanno costano di più, cosa i voli. Ma certo, è ovvio, sempre i voli quando ci sono festività, quando è ferragosto, quando è Pasqua, quando, ma tu mica devi per forza venire nelle festività. Cioè do, noi dobbiamo discostarci, noi siamo italiani avanti e ci discostiamo da quello che è la massa e cerchiamo un periodo alternativo se ce lo possiamo permettere. Se non ce lo possiamo permettere, o volere o volare, o l'irun o l'iran, se disse a Milan eh, devo sottostare a quello che è. Però chiamate Pierre che vi garantì che con la semplicità estrema fa veramente miracoli cercandovi il posto giusto le nostre offerte valgono tutto l'anno naturalmente se si eh, ecco perché il, nostro, la, la, il messaggio al nostro Piero in realtà qui esattamente costa tutto uguale cioè nel modo più assoluto è chiaro che con 1499 euro la settimana di Natale te lo scordi per chi volai assolutamente costano in un altro modo ma questo è plausibile cioè non eh, sarebbe la scoperta dell'acquacarda, allora la vostra offerta salta, patti Patrizia no, la nostra offerta non salta la nostra offerta è a partire da 1499 euro quando però non sono quei periodi proprio ferro e fuoco dove vogliono venire tutti lì bisogna, come posso dire eh, se tu chiaramente non lo puoi fare o se vuoi approfittare di un'offerta di quel genere assolutamente chiama Pierangelo sarà per la fine di novembre sarà per la prima settimana di dicembre eh, sarà per dopo, dopo le, le feste, sicuramente durante le feste, non tanto per le canarie e non tanto per i nostri costi, ma per i voli aerei, per il costo dei voli aerei che in quel momento, soprattutto venendo dall'Italia, laddove eh, generalmente noi tendiamo ad andare un po' in giro per il mondo, a fare il nostro viaggetto di Natale, eccetera, eccetera, ovviamente ne approfittano non è Enrico e i ragazzi di Vivere le Canarie non hanno assolutamente nessun tipo di responsabilità a riguardo ecco chiama Piero tranquillamente senza nessunissimo problema il numero di Piero non me lo ricordo eh, comunque chiamate Piero al limite poi dopo se dovete accendere una prenotazione non trovate Piero o volete potete chiamare anche me non c'è nessunissimo problema per la prenotazione vedere effettivamente i veri periodi vedere eh, molto velocemente anche più velocemente di come potrei fare io che faccio prendo le prenotazioni tutti i giorni normalmente chiamate Pier datemi retta e stra veloce veramente proprio veloce 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 e guarda bene quello che sono veramente i vostri interessi allora giriamo la telecamera se ce la facciamo ecco qua devo avere il dito prensile no per girare la telecamera questo telefonino mi dice dito prensile perché poi non avete visto ma prima io ero passato da qua vedete questo passaggio sono arrivato di corsa in un botto guardate eh, ve lo faccio rivedere ho saltato da, da, da giù sono salito e sono sceso un'altra volta come se fosse un gatto e il dottore mi vuole dire a me di non mangiare gli spaghetti di non mangiare il pane ma stiamo scherzando allora sono venuto alle canarie a fare sono venuto alle canarie a vivere bene nella normalità lavorando magari spendendo pochi soldi ma insomma a vivere bene devo andarci dal dottore glielo dicono non mi dire di andare a camminare perché io faccio 8 milioni di chilometri e... però cerchiamo di capire perché io la mattina sono così stanco. Rosa Petti, anche il pranzo di Natale e Capodanno in Italia, eh sì, esatto, ci cioè sono periodi, però ripeto, non per le Canarie, proprio per una questione di voli aerei, perché da novembre a marzo, pur non cambiando i prezzi, perché a novembre a marzo trovereste gli stessi identici prezzi che trovate ora? Novembre, marzo è l'altra stagione è in Canaria, non c'è niente da fare. Ecco la nostra Daniela Canali, il nostro Vincenzo Malagese, buongiorno, buongiorno a te Vincenzo. Allora ragazzi io credo che per oggi ce ne siamo suonate a tutto andare, no scherzo assolutamente fra di noi c'è amore e amore è vero Cristina Randazzo, ciao Cree, eccomi anch'io con Er, ciao Harry, ciao Cree, ciao ciao salutami tuo marito e la tua splendida bambina. Eh, questa bambina, questa mattina, nello stesso appartamento dove eri tu, è arrivata una bambina altrettanto carina, veramente simpatica. Ti ricordi tutte le mollette che mettevamo sul cancelli? Ve ricordi? Noi amiamo tutta la gente a una a una che viene a passare anche solo un'ora con noi. È veramente, veramente bello, bel, bel lavoro. Era la considerazione che facevamo questa mattina io, eh, Claudio e Piero che Facciamo questo lavoro veramente con la passione e anche Pierre, perché veramente poi Pierre deve rispondere in qualsiasi ora, in qualsiasi momento, durante qualsiasi cosa esso stia facendo. Risponde, risponde a tutti e sta lì veramente a raccontarla su. A lui piace, è veramente paziente e meramente veloce per le informazioni che vi stavo appunto dicendo, ragazzi. E giovedì, eh, sabato vedremo, andremo a fare un po' un giro in acqua, ma vediamo un attimino, in realtà cosa succederà, non guardate le ragazze però, eh, perché se vi porto a fare un giro in acqua, voi guardate le ragazze e questo non sta bene. Noi ringrazio tutti, sempre Luciano Matruzzi, ciao Ale, Alessandra Fischetti, Maurizio Ranzillo, eh, veramente tutte le persone che si sono collegate eh, anche oggi e che lo fanno eh, tutti i giorni e noi ci vediamo sabato domani da Alberto Vitello, eh, Vitello eh, noi ci vediamo ehm, sabato domani sempre da Gran Canaria il nostro Claudio. Il nostro David è in Italia e non trasmette da Forteventura. Ciao, chiamate Piero.